Ragazzuoli, ci siamo. Bentornati sul canale. Nuovamente qui giunti, congiunti in live. E siamo tornati di nuovo, guarda caso, per pullare sul Dream Festival, ragazzi. Guarda caso. Ma questa volta, come qualcuno di voi più vispo ha già intuito, giustamente, non siamo sul mio account. Perché sul mio account, ragazzi, è stato, non so se definirlo un disastro oppure una di quelle robe per, diciamo, come punto e spunto di miglioramento per il futuro. Veramente è stata una catastrofe, letteralmente. E quindi siamo qua per dare speranza a qualcun altro. Tanto ringraziamo il caro boss Cri, 31 mesi di noi, ma incredibile. Grazie mille, bro. Pazzesco, 31 mesi, quasi 3 anni, eh. Buonasera a tutti. Ciao Napolic, ciao Giova, gli altri ragazzi abbonati al canale. Come sono andati i ticket? Ma guarda Giova, normali, nel senso che ho trovato 5 giocatori che mi mancavano in realtà. Gentile Dream Collection, che è forse quello più interessante, e poi un po' di giocatori in Extreme, come se non erro Gote, vedete, insomma, Mario Goetz, che non, un po' come vogliamo, Xavi e altri non me li ricordo, ragazzi, sinceramente. Però insomma, buono che erano giocatori nuovi nei 5 ticket, ma nulla di esagerato, anche perché io, lo sapete, no, dove mi concentravo, il banner su cui mi concentravo, su cui mi sono voluto concentrare, era un altro. E quindi è stato, non so come definirlo questo Dream Festival per me, perché oggettivamente spesso sono andati male, pur, lo sapete, ormai sono 3 anni che ve li porto qui sul canale, anzi quasi 4 anni. Però veramente questo Dream Festival ha avuto, non so, qualcosa di diverso, un sapore diverso, perché in ormai siamo arrivati a quasi 1700 Dream Ball, non ho trovato nessuno dei due nuovi. È chiaro che uno o due l'ho preso a Reita al Piti, ci mancherebbe altro, ho preso il buon Michael, come avevo già anticipato, che secondo me rimane il più forte. Però ecco, poi ho continuato ed è stato un disastro letteralmente, perché i primi due Roberto li abbiamo trovati in live. Poi ne ho trovato uno, quello che vi ho messo il post sul canale della community, il sabato mattina. Ho preso davvero il cane, ero lì col cane, ho detto, sai che facciamo sta singola. Ho preso Spike Pool, Fiamme, Arcobaleno, Rate Up, un altro Roberto, va bene. E poi ho trovato il quarto Roberto ieri, ero in giro con la tipa, insomma, normale, per il centro. Ho detto, vabbè, c'avevo le 50 Dream Ball che ci è andato, no, per l'anniversario, erano le 5, non mi ricordo che ore erano. Ho detto, vabbè, le pullo, dopo che avevo fatto una multi vuota la mattina. E niente, le pullo, Rate Up, ero tutto gasato, ho dato il telefono a lei e ho detto, io non ce la faccio a guardare, tienilo te e speriamo. Ero lì comunque con la coda dell'occhio che stavo guardando, no? Perché comunque era l'ultimo, proprio l'ultima, il decimo, no? Quindi l'ultimo SSR in fondo, che pulsavo, ho detto, che cavolo faccio? E lo guardavo con la coda dell'occhio, perché se era Misaki sarebbe venuta fuori la carta, no? Allora ero lì che guardavo, non succedeva niente, a un certo punto ho preso il telefono, era Roberto un'altra volta. Beh ragazzi, disastro totale, e come minimo stasera Misaki me lo darà alla prima sul Fresh, perché tanto il gioco è così. Però occhio, perché è vero che il banner finisce domani mattina, ma non è detto che sia finita sul mio account, non è detta che sia finita sul mio account. Vediamo. Chrisa. Ciao Simo, carissimo, il sapore tragico del disastro, me lo ricordo, bro, me lo ricordo bene. A differenza di loro, ora abbiamo il Piti, per fortuna, lì fu un disastro per tutti, per te in particolare, anche per me non andò benissimo, 2000 Dream Ball, però poi uscì. E ora vediamo, dai, magari va come allora con Natured, ti ricordi? Io dopo ti chiamo e vediamo quello che succede.
Comunque, a parte tutto, ragazzi, sono contagioso, sicuro. Io, guarda, un disastro, veramente un disastro, perché, come dicevo, pull brutti ne ho avuti, ne abbiamo avuti probabilmente tutti, chi più chi meno, però così bastardi, perché comunque, cioè, ne sono usciti, no, di SSR, nel senso, io, lo sapete, di solito trovo solo fuori rate, e anche ora è stato così, però oggettivamente parlando, trovare rate dove ce ne sono solo due, cioè una volta ce n'erano 4 o 3 di rate, ora ce ne sono due, e trovare sempre Roberto, veramente è stato una mazzata assurda, ma ragazzi, siamo ancora qua. Che sfiga, davvero. Da capire cosa fare, perché poi non si sa mai se conviene singole e multi, perché alla fine non è un super, quindi teoricamente sono uguali, sono del tutto uguali. Vediamo, davvero, però non si, importante non mollare. E poi ragazzi, io ve lo dico comunque francamente, a parte tutto, è chiaro che da qui a fine anno avremo anche il Super Dream Collection, che poi in realtà è tra una settimana o poco più, insomma 10 giorni, e poi avremo il Super Dream Festival. Io voglio solo sperare che la club non vorrà rimettere Michael e Misaki al Super Dream Festival, perché sennò mi taglio, non dico cosa, ma mi taglio, perché veramente non sarebbe possibile. E però ragazzi, vediamo, insomma, sono curioso di capire chi fanno, perché secondo me sono rimasti 4 giocatori e sono Yuga, Naturezza, Santana e Genzo. Questi sono i giocatori rimasti, secondo me, che devono uscire, e me li aspetto in un Banner Dream. Da capire l'ordine, c'è, cioè, chi dice Naturezza, Yuga di C e poi Santana e Genzo di F, però poco importa ragazzi l'ordine, insomma, e saranno due banner Super Dream, quindi teoricamente uguali. Vediamo. Io arriverò con zero Dreamball praticamente, quindi in ogni caso sarà un disastro. Vedremo ragazzi. Comunque, rivediamo un secondo, torniamo un attimino in regola. Stasera siamo qui ragazzi su questo account fresh, perché stasera io voglio fare un regalone, perché ragazzi, un account con tutte queste Dreamball in questo momento, in cui domattina chi si sveglierà con questo account avrà già Michael e Misaki, come minimo, poi forse anche Roberto e Spadas, ma come minimo Michael e Misaki. Quindi vi faccio un regalone ragazzi, vi faccio un regalone di quelli pazzeschi, anzi vi facciamo un regalone, perché io vi ricordo che ovviamente ragazzi, questo è in collaborazione col carissimo amico Stella, che saluto, che ringrazio al solito. Vi metto il link in chat per entrare nel suo canale Telegram, mi raccomando entrate, perché è una condizione necessaria per poter vincere questo account, mi raccomando, fate. Detto questo ragazzi, allora, come ci organizziamo stasera? Lo trovo fuori rate, ma guarda, io spero di trovarlo dopo, però vediamo. Dopo ti chiamo, te l'ho detto. E questo è, insomma. Il sogno diceva l'aspetto al maestro pool, Matte, ok, tranquillo. Arriverà. Come ci organizziamo per il pool? Allora, stasera ragazzi non c'è da pullare solo il DF, quindi io andrò abbastanza spedito, perché c'è da pullare tutti e due DF, quindi sono due i banner, e poi come minimo vorrei pullare gli spagnoli, che sono assolutamente interessanti, i nuovi giapponesi, da capire se pullare gli svedesi, da capire se pullare i messicani, gli argentini li skipperei, però vediamo, quindi almeno 4 banner da pullare, cercherò di andare un pochino in modo alternato tra questi banner, e chissà, magari qui ragazzi va bene e si scula e bastano 100 Dreamball come qualcuno di voi ha fatto, quindi vedremo se ci rientra. Volevo fare anche una piccola review degli svedesi, se non rientrerà nella live di stasera ragazzi, ovviamente vi farò un video domani, quindi nel senso, se non è stasera è domani, abbiate pazienza, vediamo come va, quanto dura, come si prolunga la live di stasera. Allora, mando un attimino i messaggi di nuovo nel gruppo, perché non l'avevo rimandato. Mi raccomando ragazzi, quando siamo live cercate di venire, quindi non di scrivere nel gruppo, ma di venire in live. Ok, perfetto. Questa l'abbiamo sistemata. Carissimo Dani, buonasera. Guarda lì anche Dani e Simo, con loro meraviglioso stemma da 2 mesi di abbonamento con Ronaldinho, fantastico ragazzi. Ragazzi, un bel like, mi raccomando.
Allora, da dove partiamo? Io ho paura a partire da Misaki, quindi parto da Michael. Non me ne vogliate, ma tanto anche Michael, ragazzi, l'ho preso al Pity, quindi nel senso, non è che Michael l'ho trovato prima. Quindi non è che c'è tanto da avere pareri diversi, ecco. Comunque, primo pull. Ciao Kree, no, non c'è l'appuntamento fisso per le live. Questo è un po' il motivo per cui le faccio su YouTube, perché se avessi un, diciamo, un giorno fisso, un orario fisso, chiaramente le farei su altre piattaforme, su Twitch per esempio, ma in generale anche altre. E la faccio su YouTube proprio per quello, perché avendo un canale comunque nascendo come YouTuber, non come streamer, mi torna molto 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 più comodo farle qui, e quindi quando le voglio fare vi mando un messaggio e amen. Capisco che dall'altro lato non è il top, però per quante live faccio ora, insomma, va benissimo. Se va bene ne faccio una settimana, quindi va benissimo così. Ci vuole quello di Ael. Simo, mi raccomando, dopo mi devi mandare pensami, ti dico solo pensami. Quando sei lì che ti fai affari tua, pensami, mi raccomando. Allora, secondo Cooper Michael, ragazzuoli, questo lo facciamo in onore del carissimo Samuel. Non so perché non è finito nell'Olimpo, però lui ci vive all'Olimpo, lui ha creato l'Olimpo, e quindi in onore suo di questi meravigliosi 31 mesi che sono una marea. Vediamo un po'. C'è poco da fare, insomma. Tanto lo sappiamo, no? Ci siamo già capiti. Ciao Bomber, ragazzi, scusate se non vi ho salutato tutti, ma ero un po' lungo. Ciao Samu, ciao Matte. Forse c'è qualcuno nuovo, ragazzi. Ovviamente siete nuovi, vedete in chat, presentatevi, iscrivetevi al canale. Siamo sempre più vicini ai 5K, quindi raccomando, iscrivetevi. E poi vi rimando, ragazzi, all'ultimo reel che ho fatto, in cui ho preso un estratto del secondo video della serie del progetto Bibbia con Takeshi del Mall, quindi mondo, carte, Pokémon vintage. Se vi piace, ragazzi, andatelo a vedere, perché già nei prossimi giorni arriverà tanta roba. Se vi piace, ho avuto buoni feedback da qualcuno di voi, mi fa piacere, quindi andatevela a vedere, recuperatevela, perché quella sta venendo fuori una bella serie, secondo me, che rimarrà. Ciao Dom, ciao Marco, ciao Rob, ciao Ale, buonasera a tutti, ragazzi, andiamo. E fidi di me, lo so, ma lo sai com'è, no? A qualcuno bisogna fidarsi. Attenzione, piave arcobaleno. Non è raid, purtroppo. Skip. Per trovare un ottimo Evangel, di cui oggettivamente parlando nessuno di noi aveva bisogno. Va bene. Pull numero 4. Erano tanti fuochi, ma. Direi vuota. Via tutto, no? Non lo dire così. Ma guarda, Raffa, secondo me è proprio, nel senso, l'animazione che è come i ricordi, no? Cioè ti fanno capire che ci sarà qualcosa. Vabbè, devo dire, Gabri, che non è male. Se ti mancava un gran bel colpo, che Robertone. Attenzione. Coriandoli e SSR garantito. Animazione bellissima, ma senza fiamme. Attenzione che Michael porta Michael. Fenice. No! Cioè, due fuori rate, entrambi. Su via. Ma l'altro Misaki, è una trollata. Quanto sei bello, Tsubasa. Il sogno sta sul campo. Questa è bellissima. No, Rob, l'ho ancora fatta. Se riesco la faccio dopo, se no video di domani. Pazzesco, ragazzi. Quanto è bella sta carta.
mai trovata sul mio account storico. E in generale non l'ho mai usata, perché comunque l'ho presa talmente tardi che era fuori meta. Attenzione, di nuovo coriandoli. Back to back con Levin Gentile. Attenzione. Carissimo Paolo Bos, buonasera. E Ray, questo è Michael, ragazzi, che mi purgherà, che atterra dall'Olimpo degli Dei e viene qui. Di sicuro. Che avevo detto. Mannaggia a me, mannaggia. Io sono a 1700 Dream Ball, neanche l'ombra di questo qui o di quell'altro. Neanche l'ombra. Questo gioco mi vuole male. Com'è possibile? Bella per voi, ragazzi, bella per voi. Bella per voi, davvero. E chi si porterà a casa questo account? Paolo, che ti sei perso? Sei arrivato, guarda te, è uscito Michelinho. Fai un po' te, fai un po' te. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Il sacro potere del Fresh, davvero. No, bro, non lo dire, non me lo dico così. La prima, mi sa che... Ragazzi, se esce, mi sa che è la prima... Elimino l'account. Mi dispiace per voi, ma lo elimino perché non è possibile. Ho paura a pullare. Per questo farò un no spool. E vediamo. Ok, la prima sembra buona. La skippiamo. Ciao Davide. Bella, bel colpo, bel colpo. Meno 3 per Misaki, no. È la mia mano. Ma tanto se non è la prima sarà la terza o la quarta, come dici Giove, cioè ci mancherebbe. Stasera, ragazzi, sul Fresh non c'è bisogno neanche dei talismani, cioè possiamo pullare lisci. Proprio tranquilli, cioè abbiamo trovato Michael con quanti? 300 Dream Ball, neanche, dai. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? What are we talking about, ragazzi? Ragazzi, sì, per quelli che lo stanno chiedendo in chat, vedo più di uno l'ha chiesto. Sul mio account ho continuato a pullare dopo la live, ovviamente. E come ho scritto nel gruppo, quindi entrate, mi raccomando, se non uccidete, perché lì ho aggiornato tutti. La sfortuna è ovviamente è continuata ad essere dalla mia parte e ho trovato... Sono arrivato ad un totale di circa 1700 Dream Ball. Trovando altri due Roberto, quindi 1700 Dream Ball, 4 Roberto. Questi sono stati i miei pull. Su Michael non ho trovato né Michael, né anche Spada, proprio 0 rate up. Nelle banner di Misaki, io dicevo 4 Roberto. Ora, non mi chiedete come ho distribuito i pull, perché è andato un po' a caso, vi dico la verità. A un certo punto ero completamente nel pallone, cioè andavo a caso. E fatto sta che nel banner di Michael non mi ha dato nessun rate up. E quindi poi Michael l'ho preso al PD. Questo è un po'. Solo che dopo ho continuato, anche perché comunque in 3 giorni ci hanno dato qualcosa come 100 Dream Ball regalate per bug vari più le 50 di ieri. E poi in generale quelle che ho accumulato. E vediamo se è finito o no, vediamo. Intanto, un ottimo chance. L'animazione è buona, non ci sono le fiamme ma l'animazione è buona. Eccolo, questo ragazzi è Misaki, me lo sento. Non è Raid. Non è Raid. Non ora, Simo, non ora. Dopo. Stanno, cioè, tra un po'. Quando vedi che finisce la live, inizi a fare le preghierine. Ragazzi, per chi mi chiede cosa fare con le Dream Ball. Io ve l'ho detto un po' anche nel video di venerdì. Tempo pull, eh. In questo momento qua... Anche perché ve lo dico perché in tanti mi hanno chiesto qual è il banner migliore. Ragazzi, in questo momento ci sono due banner dove ci sono i due giocatori più forti del gioco. Quindi, se volete pullare adesso, dovete pullare qui, sul Dream Festival. Misaki o Michael, scegliete voi, in base a quello che vi fa più comodo. Se proprio siete nel dubbio,
prendete Michael, cioè andate su Michael. Nonostante Roberto sia più forte delle Spalas, questo ve lo dico perché Michael è un giocatore unico. Mentre Misaki, seppur devastante, di base è un tiratore. Non è un passatore, oltre a essere tiratore, eccetera, come è Michael. È un giocatore pazzesco, però è un tiratore. Ok? Quindi questo è il consiglio. Poi, se non potete arrivare al Piti, ragazzi, valutate voi, però dipende di quanto non potete arrivare al PT, perché se non potete arrivare al PT ora, perché avete, che ne so, 600 Dream Ball, ma non potete arrivarci neanche a fine mese, perché con 600 Dream Ball ora di certo a fine mese non arrivate a 1200-1150, salvo regali, allora tanto vale buttarle adesso, che vi ripeto, ci sono questi giocatori qua e ci sono solo due rating in questi banner. Quindi fate le vostre considerazioni. Però questo è un consiglio che vale per tutti. Poi è chiaro, se dall'inizio vi dovete fare anche le, che ne so, le SS, vi dovete prendere un po' di spina dorsale per i team, allora guardate anche gli altri banner, ma solo in quel caso lì. Cioè, se siete giocatori medi, medio alti, medi bassi, medi diciamo in generale, è chiaro che questi due sono troppo forti. Nel frattempo, un bel coriandoli. Vediamo, c'è l'SSR. La finisce, vediamo se è rate questo. Non è rate neanche questo. Mi sa che lo fa tribolare anche un po' qua, eh. Attenzione però. Pure un ottimo Tsubasa 3.0. Questo quando lo vedo è sempre un colpo all'anima, eh. Un po' come l'altro. Gnopu, lo facciamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Eccoci. Ettore, non me lo devi dire così. Chi è l'amico sculato? Chiamalo, fallo venire qui. Lo faccio pullare anch'io. Digno Pool per Paolone, lui chiama, io rispondo. Digno Pool, Digno, la danza di Digno, che tra l'altro Paolo l'ho ricomprato a FIFA, quindi è arrivato. Comunque la danza di Digno. E poi si pull. Digno Pool, attenzione, Digno Pool. Digno pull. Club. Where are the flames? Where are the fireworks? Ciao a tutti ragazzi, vecchi e nuovi. Attenzione, dobbiamo aumentare un po' gli slot. Noi lo aumentiamo, dov'è il problema? Un bel 38 Dream Ball, così. E andiamo. Però vedete, cioè già così, no? Al di là se lo troveremo o meno, avendo preso Michael con niente, e qui, cioè, vada come vada, mi sa che lo prende a Pisi, no? Ecco, ora l'ho chiamato, arriva prima. Attenzione, c'è l'SSR. Non è rate neanche questo. Vediamo chi è. Questo malino. Oddio, padrone della stamina. Quelli li fai in eventi, cioè te li dai il gioco. Quelli sono un oggetto abbastanza complicato da trovare. Non è che li farmi. Devo essere sincero, io. Allora. Io è una vita, no? Che pullo tra il mio account, poi quando inizio a pullare sui fresh. Io vi devo dire una cosa, cioè ultimamente, e parlo di Banner Dream, esclusivamente Banner Dream, quindi banner del 5%, la probabilità più alta praticamente, se serve. È un periodo che
quasi mai vedo multi con due o tre SSR. Cioè in passato, questo ditemelo anche voi perché forse sono io sfortunato, però pullo parecchio ultimamente tra mio account, fresh, eccetera. È sempre più difficile che pulli appunto due o tre SSR per multi, quando invece in passato, ragazzi, in passato capitava spesso, poi magari per facevi due o tre multi vuoti, però capitava spesso di avere almeno due, a volte anche tre SSR in una multi. Ora, io, a me sinceramente non capita più, non so a voi, c'è gente che comunque ogni multi c'ha l'SSR, c'ha il rate, ci mancherebbe, però in generale secondo me si è abbassata molto questa cosa, cioè io l'ho notata molto molto meno rispetto a prima. Attenzione, da un fuoco solo le fiamme arcobaleno con l'SSR, andiamo. Eccolo, questo ragazzi è Misaki, questo è Misaki e io non me la sento e me ne vado. Ciao. Ma non è possibile! Sei un maiale, Taro! Sei un maiale! Non è possibile! Basta! Via! Basta! Via! Non lo voglio vedere! Vattene via! Esci! Basta! Non ho visto niente! L'ho fatto per voi, ragazzi! Cioè, questa è una roba veramente sadica per me! Voi dovete capirlo! Questo è... è veramente una coltellata qui, proprio piantata qui nella collottola. Taro il maiale, esatto. Tanto lo sapevo che sarebbe successo. Faccio finta di non vedere. Io vi dico la verità, secondo me non vale neanche la pena arrivare al Pity, perché quante ne mancano? Mi sa che ne mancano parecchie, perché non ho visto niente. Non ho visto niente. Cioè, neanche a metà. Cioè, poco più di metà. 160. Che pagliacciata, veramente. 160, ragazzi. Questa è una pagliacciata vera. 160 le posso già prendere, Giova. Le posso già prendere, guarda. Una e due. Le potremmo già prendere. Io qui mi rimetto a voi, perché l'account, ragazzi, poi va a voi. E quindi ditemi voi. Devo pullare per Roberto o mi devo fermare? Ditemi voi. Perché qui veramente l'abbiamo trovato con niente. Con niente. 800 Dreamball, esatto ragazzi. Io, allora, intanto magari andiamo a pullare nei banner a step che ci sono. Però Roberto è fortissimo, esattamente. Tutti che volete Roberto. Ragazzi, vogliamo Roberto. Non c'è mica problemi. Ora, come minimo da qui... quanto ci scommettete che qui non mi dà neanche un Roberto, mi dà tutti i Misaki? Come minimo, ragazzi. Come minimo. Lo sfonda mamma, andiamo. Ora, ogni multi Misaki. Sicuro. Non voglio vedere, ragazzi, non voglio vedere. Comunque, mancano 14 multi. Al pit. Facciamo qualche mixer, esatto. Ma in ogni caso, cioè, questo qui è il pull che avrei voluto fare io. Perché io comunque Roberto l'avevo preso al pit, quindi... invece, ragazzi, non va mai come si vuole nel mio caso, sto gioco, pazzesco. Facciamo qualche mixer, va? No, sbagliato tasto. Lo so, Dani, lo so, ma infatti queste cose magnifiche succedono così. Non so come definirle, così, veramente. Due misanze, come minimo, guarda. Lo so, infatti è quello il punto, è proprio quello il punto. Eccoci, fiamme arcobaleno. Forza, ecco un altro Misaki. Come vederlo? E invece non è rate, attenzione.
Beh, devo dire che questo io non ce l'ho ancora sul mio account. Per essere un on rate, tanto di cappello, no? O tanto di cappella, come si dice dalle mie parti, ma questa è un'altra storia. ESDF 3.0, non male. Non male, ragazzi. No, ancora no, Fabio, ancora no. Vediamo, vediamo. Se non riesco stasera, la faccio domani. Poi la review degli svedesi. Con calma. Direi più domani, ragazzi. Comunque, vediamo. Questa sera che arriva. Non è raid, però. Attenzione. Un ottimo Yuzone Morisaki. La mia mano con i flash, perché cioè è di tiro che pulla, no? Cosa facciamo con come lo facciamo questo maestro pull? Non ne ho idea. Diciamo, non lo so, un kiss pull, un po' come si fa, così. Easy. Attenzione. Cado, perché i fuochi d'artificio erano tanti e buoni, ma non è abbastanza. Attenzione, interessante questa, vediamo. Guarda, al completo c'è. Niente. Ecco, poi un'altra cosa, oltre a quello che ho detto prima, cioè il fatto di avere, cioè, quasi mai multi con più SSR, un'altra cosa che sta accadendo sempre di più è il fatto che adesso, cioè, non ci sono più multi dubbie. E ora capisci subito se c'è l'SSR oppure se è vuota. Anche questa è una roba strana. Cioè, prima capitava a volte che con le fiamme verdi trovavi l'SSR, con le fiamme viola. Oppure capitava che con la fiamma dorata o rossa non c'era l'SSR. Cioè, anche questa cosa ora per me non è più così. Cioè, ora veramente lo capisci subito. Perché se c'è l'SSR sono sempre arcobaleno le fiamme. Sempre, sempre, sempre. E se non sono arcobaleno, sai già che non c'è niente dentro. Cioè, anche sta roba è strana, se ci pensate. Perché non... Io capisco il discorso del rate, delle aure, va bene, tutto bellissimo. Però il contesto, al di là di quello, che ci può anche stare. Veramente ora non c'è più suspense, non c'è più niente. È diventato molto meccanico. Peccato, quello è la parte più bella. Alla fine, pullare su giochi gacha è la parte più divertente, no? Peccato, peccato. L'altra roba invece, che secondo me quello è un po' un punto di vista, però vediamo. Questo è il primo Kazan, mi sa, vedere dalle stazze. L'altra cosa, dicevo, è che mi hanno tolto quella cazzo di animazione di Misaki, la tua gamba, e io me la so legata, ragazzi. Quella non c'era. No, perché? Perché mi devi levare quell'animazione? Era meravigliosa. La rivogliamo. Taro il maiale. Ok, ragazzi, ricomponiamoci. Facciamo un pullettino, facciamo un giro sugli spagnoli, così per drammatizzare un po'. Poi non è drammatizzare, abbiamo trovato tutto e niente, quindi tutto così per riempire, arrotondare un po' il tutto. Ah, Gabriel, non lo so di preciso, vediamo. Vediamo, vediamo. Alla fine abbiamo già trovato due forti, quindi tempo di finire di pullare e poi facciamo l'estrazione. Ciro da 40. Attenzione, fiamma arcobaleno, vediamo se è rate. Dopo Michael è rate e si gode. Voi godete, chiaramente. Dice Rafa e Giova, vediamo, scopriamolo.
Grandios, che vi devo dire la verità, io questo ve l'ho anche recensito, o meglio, quando ve l'ho recensito vi ho detto che secondo me è uno dei migliori, se non il migliore del banner, perché comunque è un po' unico, no? Quell'abilità del passaggio che da lui a tutti gli spagnoli, tanta roba, tanta roba, non è male. Poi è un Grandios che può giocare anche in difesa, quindi due SSR. E vabbè ragazzi, di cui un rate, ma che cos'è? Cos'è sto account? Tanta roba. Cioè, ragazzi, 2 su 3. 2 su 3 in 3 step. Non dico niente, ma se al quinto esce Rafael. No, ragazzi, quarto SSR, quarto step con SSR. Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Assurdo. Si romperà. Ragazzi, questo è assurdo. Col minimo è Rafael qua ora, eh? E rate? Per un attimo ho flashato Rafael. Sarebbe stato allucinante, ragazzi. Sto fresh. Sto fresh lo voglio io. A parte gli scherzi. Pazzesco sto fresh, ragazzi. Veramente folle. Ora ci andiamo a prendere Rafael all'ultimo. Due anche qua. Ma perché dai due SSR nei banner a step al 3% e non li dai ai cavolo di Dream? Assurda sta roba, ragazzi. Peccato che non è uscito Rafael, però due Iniesta. Facciamo anche quella da 30. Due Iniesta e due Grandios, non male, eh. Non male. Attenzione, animazione buona. No, però. Ok, ok, ok. Per ora ci fermiamo qua. E andiamo avanti un pochino su Roberto, ragazzi. Bruno DC ce le ha le potenzialità, sono d'accordo, sì. Ce le ha. E poi tantissimi, sto vedendo sempre nel discorso animazioni, pool, SSR, sto vedendo tantissimi SSR uscire con questa animazione qui che avete appena visto, quindi con Tsubasa Schneider, che era un'animazione un po' strana, no? Perché in passato c'era, ma quasi mai era con SSR, ecco, invece questa qua spesso viene accompagnata dalle fiamme arcobaleno. Sono i Fiamme Arcobaleno, ovviamente samurai, quelle di ora, insomma. La vuota. Tuo compleanno, augurone allora per domani, dai. Alla mezzanotte non ci arrivo, però... Ah, è per quello che l'hai chiesto. Qui potrebbe esserci. Infatti c'è. Tutti quei fuochi, ragazzi. Ricordi, dai, dacci un paio di età, come una volta. Eccolo, questo è Roberto, ragazzi. Questo è Roberto. Questo è Roberto. Ma che ve lo dico a fare? Cioè, vedete che quando pullo sui fresh tutto funziona come dovrebbe, no? Tutto funziona come dovrebbe. Porca di quella vacca. Per non dire altro. Per non dire altro. Che nervoso, ragazzi, veramente. Sembra facile, no, essere di là. Ma essere di qua non è semplice, ragazzi. Non è per niente semplice, io ve l'assicuro. Quando pulli da anni va sempre una merda e poi qui tutto sembra fantastico. Non è semplice, ve l'assicuro. Comunque. Andiamo sui giapponesi, ragazzi. Abbiamo trovato di tutto. Ci vorrebbe un bel Bokashimaru per avere il portiere. E siamo a posto. E siamo a pozzo. E a pozzo. A posto. Step da 40. Fiamme verdi. Ragazzi, ve l'ho detto, ormai fiamme verdi viola non esce. Salvo rare eccezioni. È difficile. Comunque. Terzo step, vediamo se riusciamo a trovare un retap anche qua. Davvero top, sì, anche calcola che neanche con un Pity abbiamo preso i tre più forti. Misaki, Michael e Roberto. Quindi c'è poco da fare. Peccato, non è raid questo. Un ottimo Shingo. Che ormai non ci fa più neanche il brodo con quella versione, ma comunque sempre simpatico. Vabbè, quarto step, ragazzi, insomma... È successo una volta, direi anche basta. Ma
arriviamo a garantito. Io ho detto Ken perché serve un portiere, non per altro, però vediamo, vediamo. Non è male Ken, questo no, però anche Mizugi l'hai fatto suo e anche Akai non è male. Si romperà. Dai, dai, dai. Che dire, che dire. Ottimo. Questo Mizugi, oltre ad essere anche molto forte, perché vi ripeto, non ha stats folli come altri giocatori, sono sempre alte, ma non folli, però ha dei boost pazzeschi e soprattutto ha le skill più forti per un Mizugi. Quindi, tanta roba, bel colpo, assolutamente bel colpo. Facciamo di nuovo quella da 30. Ormai, tanto qui ragazzi abbiamo ancora 1500 Dream Ball, quindi quota purtroppo, però insomma poco da fare. Ok, quindi i quattro banner chiaramente li abbiamo pullati. Ok, allora ditemi voi adesso cosa volete che faccia. Volete che faccia una review sugli svedesi oppure preferite un video domani a parte per gli svedesi? Anche perché domani, no, in realtà no, allora facciamo così, perché domani se riesco vi faccio il video che voglio fare da tempo, ossia la top 10 giocatori in meta, che ora è tantissimo che non la faccio. Quindi facciamo sta recensione degli svedesi, dai, facciamola ora. E ecco, qualcuno di voi se vuole può fare la clip, perché si possono fare ragazzi le clip, quindi io adesso faccio la recensione, poi vediamo. Allora, il banner ragazzi è lo stesso, al solito sono fatti con banner pay singoli, separati, come gli spagnoli. E vediamoli un po' nel dettaglio, perché sono giocatori che, diciamo così, se si vanno a giocare insieme, tanta roba. Altrimenti un po' meh, diciamo così. Cominciamo da Stefanino Levin, l'offensiva che cattura gli spettatori. Statistiche offensive quasi esagerate, perché un 40k è tanta roba, con un tiro pazzesco, 14-3 con 11, quasi 12 insomma di potenza, lo rende stats based uno dei tiratori, diciamo, poi alla fine anche per quartista più forti del gioco. Difensivamente comunque secondo me è tanta roba, perché sono distribuite bene, praticamente il contrasto è altissimo, l'unica pecca è la velocità, che ultimamente, questo l'ho notato un po' su tanti giocatori, su Michael, su Misaki, ma in generale su tanti giocatori la stanno un po' snobbando, ed è un male, perché la velocità è l'unica statistica, diciamo, delle 9 che si riflette in un comportamento in game del giocatore. Quindi, peccato, però insomma, ce ne si fa una ragione. Tira di stamina, questo ormai è un classico di Levin, 30% non è affatto male, ma la roba più interessante secondo me è che gli hanno dato una skill di passaggio da 490. Una roba che neanche Tsubasa ha, questo è un paradosso, però va bene. E quindi insomma ormai Levin ha un parco skill completissimo, di totale livello. Per quanto riguarda il retro, ha un bond ormai è brutto da dirlo, però quasi misero, da 5%, full pergo jump al 10, che non è male con quelle stats, e poi un doppio sigillo, uno sulla diciamo su una skill casuale all'80%, e l'altro è praticamente come si può dire, diciamo è un'evoluzione di quello che fu all'epoca il killer di parata, che avevano quasi tutti Levin, che però invece di dargli un boost a questo giro mi va a bloccare la skill al 100%. E questa è rognosa ragazzi, perché io non so se è un caso, ma ho notato che il 90% delle volte che un attaccante ha questa abilità qui e si va a parare, blocca sempre, 90% delle volte, la skill più forte. E questo io non so se è un bug o perché è pensata così. Secondo me è un bug, cioè un bug nel senso, è un colpo di fortuna, però mi sembra strano che quasi ogni volta venga bloccata la skill più forte, quindi la prima in alto solitamente, se non per carte un pochino più vecchie. E questa è una roba che si nota tanto e non è piacevole per i portieri. E poi un aumento di sigillo per uno, quindi bene, non benissimo, ma comunque bene, perché alla fine gli si può dare uno di tutto, che lo rende valido. Qual è il problema? Ve ne sarete già accorti che a queste statistiche così alte non corrisponde nessun boost. E questo, visto e considerato che non ha nessun altro bond extra, è bene ma non benissimo. Quindi la carta in sé non mi fa impazzire,
hanno aggiunto alcune cosette secondo me interessanti, come il passaggio devastante, le statistiche che sono altissime, ragazzi, c'è niente da dire, e questo doppio sigillo che non è male, ma vi ripeto, non ha boost. E qui vengono incontro gli altri giocatori, perché intanto vi faccio notare che questo qui è un banner da 4, non da 3, come eravamo abituati ultimamente. E in questo banner ci sono giocatori che supportano Levin, ma in generale si supportano tra di loro. Brolin, ecco, Brolin forse è quello, oltre ad essere un giocatore dalle statistiche bassissime, se lo confrontiamo con gli altri giocatori in meta, ma è l'unico che se la può giocare anche da solo, perché le stats sono basse, ma ha un 20% di colpo vigoroso, che su una carta difensiva è la passiva migliore che si possa avere, ottime skill, perché comunque le ha tutte quelle che gli servono, e poi ha un altro utilissimo kill del tiro contro tutti i tipi di tiro, questa ormai è un'abilità che sta uscendo sempre di più, del 20%, quindi praticamente sul blocco questo qui all'inizio c'è il 40%. Ed è vero che di base è scarso, perché la stazza è bassa e la skill è scarsa, però ragazzi 40% è tanta roba. Come se non bastasse, consumo sta meno ridotto al 10, che gli dà una mano col colpo vigoroso, vi ripeto, il bonus che per lui è un misero 5, ma ha anche un ottimo elemento sigillo, che è fondamentale se è un giocatore, diciamo, non protagonista, e poi blocco e intercetto automatico dell'80%. Quindi Brolin, diciamo che in linea di massima, anche lui non mi fa impazzire, ci sono difensori molto più forti, però è una carta che si può usare in ogni team, cioè che lui non è obbligato a stare per forza di cose con giocatori che lo boostano, o in generale altri giocatori come quelli che vediamo adesso. Perché vi dicevo questo? Perché abbiamo ora gli ultimi due, Fredrix e l'altro è il caro vecchio Larson. Per quanto riguarda questi due qua, vi voglio farvi una grafica così d'insieme, perché le statistiche sono ancora più basse di quello che si può pensare, perché sono veramente bassissime. Cioè guardatele ragazzi, 31-20-28, 34-22-27, lui un po' meno, ma questo Larson veramente statistiche bassissime. E quindi uno dice, come fanno a essere giocatori usciti adesso? Scopriamolo insieme. C'hanno dei boost altissimi, molto molto validi. Intanto lui c'ha un 20% di maestro, che comunque sul tiro non ce ne frega nulla, di base è un tiratore, perché come vedete la statistica più forte è il tiro, e va bene. Però tutte le altre sembrano ingiocabili. Qual è la forza di questo giocatore? Al di là delle skill che non mi convincono, sono abbastanza scarse, ecco, questo qui c'ha innanzitutto un bonus del 15% fisso, indipendentemente dalla stamina, alle skill, e quindi quella debolezza sulle skill la recupera. Poi c'ha un ottimo 4,5 di bond unito ad un 2 di scudo, quindi un 6,5 totale che non fa affatto male. Intercetto automatico all'80%. E poi c'ha anche un altro boost a giocatori, solo giocatori svedesi, ma è del 5%. Quindi le statistiche sono così basse, sì, però questo giocatore c'ha fisso un 20%, 5 più 15. I bond non li considero, quindi... Ora, questo qui non lo considero un bond perché è talmente alto e talmente di nicchia che non è un bond, secondo me è proprio un'abilità extra, un altro boost. Quindi un 20% fisso più un 20 sul maestro e pronostico. Quindi se il tiro è l'unica statistica forte e quel 20% diventa buona, le altre stats con quel 25 più 15, se indovini 40% ragazzi di boost, insomma, quando indovini il pronostico è complicato superarlo, però insomma il parere ve lo do alla fine. Perché? Perché Larson è, se vogliamo, l'altra faccia della medaglia. È fatto praticamente uguale, ma con stats più basse. Quindi anche lui, il tiro è l'unica stats buona, tutte le altre sembrano ingiocabili. Però lui, a differenza dell'altro, non ha un boost situazionale, ma un boost, sì, situazionale, ma se lo giocate bene, fisso. Ossia, maestro e fasce laterali, sempre il 20%. Le skill mi sembrano le stesse, ma comunque, insomma, siamo lì, se così non fosse. E qui, ragazzi, è praticamente uguale, perché c'ha 4,5 anche lui di bond con 2 di scudi. Un boost alle skill del 15%, sempre lo stesso boost anche per il 5% degli svedesi, e l'antisigillo per 2. Quindi questi giocatori praticamente sono uno, diciamo, il fratello dell'altro, proprio fatti uguali, un po' come facevano i Tachibana una volta, e insieme si danno il 10% di boost extra, un ottimo 9% di bond, e soprattutto a se stessi danno un 35%. Questo 35% nel caso di uno è fisso se lo giocate sulle fasce, nel caso dell'altro solo se indovinate il pronostico. Ed è per questo che comunque faccio fatica a dire chi è più forte. Probabilmente Larson è un capolino più forte, ma Larson parte con statistiche più basse, quindi tutto è abbastanza bilanciato. Qual è il concetto? Secondo me, ragazzi, è un banner che
non merita più di tanto. Cioè, molti mi hanno detto che ne pensi, che non ne pensi. Io vi dico la verità, nonostante Levin sia un giocatore con un buon appeal, però è uno solo. E ragazzi, si torna lì, cioè, voi potete farvi anche un team con tutti e quattro gli svedesi, non c'è niente di male, anzi, anche un po' esotica, magari ci butta che dentro i messicani, viene fuori un team anche di livello. Però qual è il punto? Il punto è che se uno ha un team top meta, non c'è spazio per questi giocatori. E Levin da solo, purtroppo, non è un giocatore top, perché un conto se gli dai il 10% da cui gli altri due. Con il 10%, ragazzi, questo fa male, eh. Perché è vero che non ha boost, ma con quelle stats, col 10%, questo qui solo in attacco è un 44. Quindi, mettiamoci molto molto bene. Però vi ripeto, in questo momento in top meta non c'è spazio per tutti. O perlomeno per tutti e tre, senza... Brony si può anche togliere, no? E quindi capite bene che io preferisco mettere dentro giocatori come possono essere Tsubasa, Michael, Misaki, Roberto, Casagrande, Matsuyama, Mizugi eventualmente. Ce ne sono molti che sono, secondo me, migliori di questo Levin e in generale di questo banner. Quindi a chi consiglio di pullare? Francamente a nessuno, a meno che non siate fanatici degli svedesi, allora ragazzi è un gioco e quindi fate voi. Però a livello competitivo, sinceramente, visto che vanno presi tutti e quattro, o tutti e tre, ecco, tolto Brolin, o vi fate una squadra che il secondo tempo vi consente di metterli tutti, bravi, bravi voi, però ragazzi, insomma, si torna lì, sono concetti molto molto di nicchia, in un meta dove sicuramente c'è spazio anche per questo, ma occhio perché i giocatori debuff piano piano sembrano scomparire, ma non sono finite le debuff. E quando torneranno, un giocatore come questo Levin, che ha solo il 5%, ragazzi, sarà massacrato, perché i giocatori top debuff danno mediamente 8%, mediamente, poi c'è quello che vi dà 10,5%, c'è quello che vi dà 9%, quello che vi dà 7,5%, mediamente siamo sopra l'8%, quindi un misero 5% di bomb, oggettivamente parlando, lo popolo. Forza ragazzi, lasciamo un bel like per questa review. Non so se qualcuno aveva fatto la clip, se l'avete fatta, bravi, se no poi chi vuole vedersi la review domani si ritorna a vedere la live. Ma adesso ragazzi, abbiamo ancora una marea di Dream Ball. Ditemi voi cosa volete che faccia prima di regalare questo account. Io ve l'ho detto, gli svedesi li eviterei, però questo qui è un account nuovo, se volete possiamo fare un giro. Io andrei a fare o il secondo giro sui giapponesi, perché abbiamo trovato solo Mizugi, oppure provare a prendere Spadas, ma non Spadas DF, ma questo qua. Perché questo Spadas qui, io lo sto usando sul mio account e regala parecchie soddisfazioni. Però di là c'è Ken, e come vi dissi già anche nella review, secondo me Spadas e Ken sono equivalenti. Sono due portieri equivalenti. Anzi, è ottimo, sarebbe ottimo averli entrambi per girarli in base alla squadra avversaria. Però di base sono equivalenti. Forse Spadas leggermente meglio perché è uscito Misaki. Perché tanto Michael, ragazzi, segna Ken, eh. Cioè, quindi non è da dire che Ken para Michael. Ecco, Michael segna tutte e due. Però è Spadas, Misaki lo può parare. Quindi vediamo. Allora, io direi... Ok, ci facciamo Spadas. Ci proviamo a farci Spadas, ragazzi. Poi vediamo. Ci facciamo Spadas. Possiamo fare un giro sui Jap. Poi basta. E poi ci fermiamo. Attenzione, subito al primo, ragazzi, l'SSR. Tanto per cambiare. Questo account ed è rate. Ragazzi, se è Spadas mi fermo, io ve lo dico, eh. Spadas mi fermo. Così. E lo skippiamo. Zaragozino. Peccato. Ma non ci arrendiamo, ragazzi. Ci arrendiamo. Meglio lui di un non rate. Secondo pure. Di nuovo le fiammelle viola. Ti sto credendo. C'è l'SR anche qui, ragazzi. Pazzesco. Però non è rate, forse. Ma cos'è il pull con SSR ad ogni step? Bene. Casagrande dici il vecchio, Giova? Perché io non l'ho visto. Ma quei banner lì possono uscire solo i vecchi, mi immagino, no? Comunque non sarebbe neanche male, eh. Casagrande, sempre giocabili. Chiaramente non è proprio un nuovo, però l'ho usato tantissimo quel Casagrande lì, quello vecchio. Vediamo se è di nuovo rate. Purtroppo no. Due? No, uno solo. Ma queste animazioni qui con le T, però vabbè, questi sono le samurai, quindi dietro non credo possano dire. Però dai, cioè, qualcosina di bello in questi pull del DF, che sono pull quasi morti.
Comunque, Nishi vs garantito, ragazzi. Speriamo. In spada, se speriamo. O lui o Ken in questo account ve lo voglio portare a casa per avere un portiere giocabile, insomma. Dai, Karate. Lo skippiamo. Spada, spieni. Sarola, gli altri due abbiamo trovato. Suarez e Zaragoza. Però che sfiga, ragazzi. Facciamo l'ultimo da 30 e poi andiamo sui giappi. Vabbè, ci ho provato. Ci provo io, ragazzi, quelle da 30. Se c'è almeno un giocatore che mi serve, ci provo sempre. Perché comunque può sembrare inutile, e spesso lo è vero. Però sono 6 singole LDF. 6 singole LDF non sono niente. Quindi, ragazzi, andiamo avanti sul Jap. Per il carissimo Ken. Fiamme arcobaleno. Vediamo se è lui. Non è rete neanche qua. Ma è strano trovare tutti gli SSR negli step. Poi vabbè, che non sono rete. Questo Grandios. Non lo voglio vedere questo Grandios. Via, 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 via. Che brutti ricordi, ragazzi. Che brutti ricordi. Ciao, Carmi. Ovviamente, ragazzi, ciao a tutti. Non so se è stato qualcun altro, ma ero concentrato a fare la recensione, quindi non ho letto i messaggi, eh. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like, come sempre. Iscrivetevi se siete. Ok. Che si fa? Si fa un chat pool? Stasera non l'ho ancora fatto. Facciamo un chat pool. Allora, vediamo un po'. Arriviamo a 50 like. Forza, 6 like. 6 persone dalla chat, pool per voi. Andiamo, ragazzuoli, andiamo, forza. Chi è che vuole questa dedica? Se volete, ragazzi, dopo andiamo anche sul banner brasiliano, quello, diciamo, restyle, non è un problema. Possiamo andare tranquillamente. Allora, per Dani, per Gabri, per Ale, per Fra, per il buon Giova, andiamo. E per Ettore, 6, avevo detto 6. 6 sono. Qui c'era il SSR, no? E l'animazione non è tanto bella. Infatti, era garantito. Come? Quindi ce n'è due. Uno si rompe e l'altro è rate. Peccato, questo non è rate. No, ancora quella vuoi, pazzesco. No, vabbè, ragazzi, ancora Mizugi. Ma che spiga. Questo è buono per tenersi la skill, probabilmente, più che per fare il BB. Però qui poi deciderete voi, deciderà la persona che vincerà l'account. Però ancora, vabbè, l'ho fatto prima. Però lo rifaccio con una mano sola, dai, sono garantito, perché non fa mai male. Quando è garantito, no chance. Freccia arcobaleno, di tutto, ma sì, ma che meraviglia. Forza, Dio Pull, con naturezza, che è perfetto, la sua reincarnazione, ispirazione, Raid. Dai Ken, si esca, signor Ken. No! Ma è assurdo, ragazzi, cioè, di là volevamo Espada, ci ha dato Zaragoza e Suarez, qui volevamo Ken, ci ha dato Akai e Mizugi. Ah, io faccio l'ultima da 30 e poi basta. E poi vi lascio l'incombenza, ragazzi. Vi lascio l'account, come si dice, chiavi in mano, no? Così ve lo lascio. È buono, vabbè. Qui chi lo prende, se vuole prendere, shopparsi delle Dream Ball, poi si può fare le singole pay, quello che volete. Io però non vado oltre, non mi sembra giusto andare oltre, quindi... mancano, ragazzi, ticket SSR. Non posso lasciare a fare ticket SSR. Quella è una tradizione. Perché non me lo dite? Burbacchioni, quelli vanno fatti. Dove sono i ticket SSR? Eccoli qua. 65 SSR, questa volta ve li lascio. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di buono. E si vanno fatti, ragazzi, che poi buttiamo giù la squadra automatica e poi vi regalo la camera. Gian Battista Ugo? Era un po' che non lo rivedevo.
Bellissimo sto Genzo. Tanto bello quanto ormai vecchio e inutilizzabile. Allora, i primi 10 male. Niente da segnalare. Dance, coriandoli, Richard Covaleno, fiamme dorate, tutto di più. Oh, Katagiri, molto molto bene. Questo sì che è da segnalare, bene. Carta recente. Tsubasa che hanno revampato, però insomma, qui abbiamo trovato sia il DF1 che il DF3. Kazan, anche lui una carta nuova. Nuova, insomma, recente, dai, nuova, no? Zaragoza per dare le skill all'altro, giustamente. Ciao Ale, bene te. Chi sta spammando ticket SSR? Giudan vecchio. Napoleone, questo non mi ricordo qual è, non è l'ultimo perché le stat sono bassine. Però comunque non fa male. Sia nuovo dici? È arrivato quello vecchio ora. Quello nuovo. È un ottimo taglio. Andiamo un po' gli R e gli N. Ah, 131. Tutti trovati nei pool a step di prima. Vediamo, finora due, dai, due, mettiamoci anche Kazan, due giocatori recenti. Questo è ottimo, perché questo ci dà il balenante per Misaki Dreamfest, tanta roba. In vista di un nuovo Yuga, che comunque con questo account ve lo porterete a casa proprio facile. Bel colpo. Kami, dici? Sarebbe mica male, Kami, un portiere. Comunque abbastanza giocabile. Questo è quello nuovo, ragazzi, Christiansen. Questo mi sa di sì. No, 23%. Ah no, questo è quello che uscì l'anno scorso. Allora no, non è... Cioè l'anno scorso, prima dell'anniversario scorso. Questo è quello recente? Questo è quello nuovo di Gozza. L'ultimo, forse l'ultimo uscito. Questo è buono. Questo non è male, ragazzi, eh. Ora in difesa non mi ricordo per bene quanti abbiamo trovati, però tutto fa, tutto fa. Quindi siamo a 3. Bello, su modo delle medie, sempre bello da avere. Della collezione, ovviamente. Gamo, bello questo. Questo non c'era neanche sul mio. Bello questo Gamo. Questo è un bel colpo, ragazzi, eh. Soprattutto perché abbiamo trovato Mizugi, quindi per un eventuale blue jump non è male. Quindi dai, siamo già 4 e 5 perché anche Gozza ci metto. Coppia d'oro, ottima da passare anche. Insomma, mi sa che lo sapete, c'ha già la skill, però la nuova. Siamo in fondo, ragazzi. Gli ultimi 5. Ok. Tira, vediamo. Oltre da ora per Tsubasa che va sempre bene. Il Gabo però mi sa che è quello vecchio questo. Quello vecchio, peccato, era bello. Però va bene. Ok. Allora, 5 carte nuove direi nella norma. 5 su 65, poteva andare meglio, ma poteva andare anche nettamente peggio. Quindi va bene. E anche perché, ragazzi, cioè su questo fresh non credo ci sia molto da dire. Insomma, abbiamo trovato le carte più forti in praticamente niente, in neanche un pity. Quindi tanta roba, e trovare tutti e tre così, insomma, sarebbe stato bello per tutti, credo. E questo è un po' il team automatico. Ovviamente si può migliorare, bisogna mettere dentro uno Tsubasa, si può mettere Akai, si può mettere Kamo. Qui chiaramente lascio un po' a voi. Abbiamo già anche una SS di default, che è la rossa straniera, perché abbiamo trovato a Gozza. Quindi, oltre a Grandios e Suarez, che sono gli ultimi samurai, anche Gozza. Quindi c'è già una SS portata a casa, perché poi chiudiamo appunto con Roberto e Diaz. C'è un
principio forse remoto di Blue Jap, remoto perché comunque Mizugi, Gamora, Morisaki non lo considero, manca solo il portiere. Quindi il consiglio è, poi per chi vincerà l'account, farmate Dream Ball, perché quando uscirà Genzo, ragazzi, lui dovrà essere il vostro uomo. Quindi mi raccomando, non buttate questo gioiellino, perché questo è davvero un grande gioiellino. Lo sapete, ho avuto per le mani fresh assurdi, senza senso. Però ecco, questo qui, se devo essere obiettivo, non è il migliore, ma semplicemente perché in questo momento non lo reputo, nella storia totale, il momento migliore. Lo reputo il momento migliore ora per avere un fresh. Cioè, tantissimi, magari anche il mese scorso, due settimane fa, o un mese e mezzo fa, era un buon momento, ma non era il momento migliore. Ecco, secondo me di quest'anno questo è il momento migliore, perché ovviamente sono usciti due giocatori più forti del gioco, li abbiamo presi, abbiamo preso Roberto, che era il giocatore più forte del gioco fino a loro due, quindi sono i tre più forti del gioco, se vogliamo vedere da quel punto di vista. E avere tre giocatori più forti del gioco con lo stesso Pity è un'occasione unica. E poi soprattutto perché ci siamo portati a casa quasi tutti gli altri samurai che c'erano dentro. Ci sono ancora una marea di Dream Ball, oltre a quelle da farmare, anche già caricate, che serviranno per portarsi a casa IDC e IDF futuri, eventualmente anche qualche banner a step. Quindi ragazzi, boh, sono soddisfatto dei pull, e quindi, che dire, spero che lo vinca il migliore, anche se qui insomma è una questione di velocità più che altro. In ogni caso, ragazzi, io vi ricordo le regole per partecipare a questo giveaway. Per poter vincere l'account dovete essere iscritti al mio canale, quindi mi raccomando, ultima occasione per iscriversi al canale, fatelo adesso. Se vi va anche di sostenere il canale, ragazzi, abbonatevi, io vi ringrazio ovviamente. Se vi va di farlo, supportate il canale, oltre a tutta una serie di vantaggi già esistenti e quelli che arriveranno, come i tanti ragazzi che si sono abbonati anche di recente sanno e che ringrazio. E ovviamente, oltre ad essere qui in live con me per poterlo vincere e portarsi a casa questo gioiellino, dovete essere nel canale Telegram di Stella. Vi ho messo il link in chat, ragazzi, entrate, mi raccomando se non ci siete, ma restateci, tanto bene o male siete gli stessi che fate questi, che provate a vincere l'account, quindi insomma vi conviene rimanerci. E ultima cosa ragazzi, vi dico già, lo dico sempre, ma poi tanto siamo sempre lì, la persona che indovinerà poi il numero, lo sapete come funziona, mi dovrà contattare in privato. Mi raccomando, contattatemi o su Instagram o su Telegram, meglio su Telegram, quindi entrate anche nel gruppo Telegram, link in descrizione se non ci siete, entrateci, perché poi insomma, o vi contatto io, mi contattate e mi dovete mandare lo screen dove mi fate vedere che siete nel canale Telegram di Stella, primo screen, e il secondo screen dove mi fate vedere che siete iscritti al mio canale YouTube e dove si vede il vostro nick, almeno so con chi sto parlando. Questo, ragazzi, era per il contest, a breve partiamo. Vi dico già che domani non arriverà a questo punto la review sugli svedesi, perché l'abbiamo fatta stasera, quindi poi se volete rivedervela, rivedetevela con calma tornando indietro nella live. Se riesco domani, o comunque uno dei prossimi video che voglio fare, è la top giocatori in meta, che deve essere aggiornata all'ultimo video, ormai sono passati diversi mesi, visto che comunque ora entriamo nell'ultimo mese dell'anniversario, o anniversario vero, insomma, se quello di ora era uno pseudo, ma era già l'anniversario, ragazzi, inutile girarci intorno, anche perché ormai sono stati scalzati praticamente tutti i giocatori che c'erano prima. Dobbiamo fare spazio ovviamente a Michael, a Misaki, a Roberto, anche a Tsubasa, perché secondo me quello Tsubasa, se l'ultima volta era l'unica volta dove forse non c'era uno Tsubasa in classifica, questo nuovo tornerà, perché io, ragazzi, con quello Tsubasa mi diverto da morire, veramente veramente forte. E poi anche altri, vediamo come la costruirò. Secondo me, oltre a quelli che vi ho citato, ci sarà Casagrande, che secondo me è uno dei giocatori difensivamente parlando più forti in questo momento, Akai e basta, poi non ve ne dico altri perché sennò ve l'ho già detta la classifica. Occhio, perché per il portiere a questo giro sarà molto molto complicato, però c'ho un'idea abbastanza forte e non dico altro. Il link di Stella è scaduto? Come è scaduto? Ve lo rimando allora, ragazzi, ci mancherebbe. Ve lo rimando subito. Quando entrate nei gruppi se non ci siete.
Allora, vediamo se riesco a farlo da qua. E da qua non lo posso fare, ragazzi. Me lo faccio rimandare. Il link al mio gruppo è in descrizione, sempre lì, però lo puoi trovare lì. Ora vi rimetto anche il link Stella, ma mi sembra strano che non funzioni. Ci sta, perché è una vita che ce l'ho lì. No, invece funziona, guarda, io qui me lo fa fare. Vabbè, in ogni caso, ragazzi. Allora, dicevo, stasera il numero che dovete indovinare è un numero da 1 a 90. Forza, ragazzuoli, andiamo. Da 1 a 90, ragazzuoli. Il primo che indovina, se ha rispettato tutte le regole, si porta a casa. Vediamo. Qualcuno che l'ha pelato, ci è andato molto vicino. Poi devo sempre recuperare i messaggi. È andata a una velocità pazzesca. Qualcuno me lo perdo. Quindi devo tornare indietro. Allora. Prima o poi, ragazzi, farò un bot per questa roba qui. Ora niente. Ah, madonna, sono rimasto indietrissimo. Fermi! Ce l'abbiamo, ragazzi! Fermi! Mi si è crashata la chat, fermi! Che non vedo più niente, si è crashata la chat! Ragazzi, il numero da indovinare era il numero 53, come potete vedere da qua. E il primo ad avere indovinato il numero 53 è Gogeta. La fusione Goku e Vegeta, tra l'altro nome fantastico. Dove sei? Si esca, signor Gogeta, si esca, eccolo. Beh, l'ho detto che qualcuno di voi l'aveva pelato, ragazzi. Qualcuno aveva scritto 52, qualcuno 54, qualcuno 73, ma il dito più veloce è stato il suo. Allora, carissimo, mi devi mandare in privato gli screen che ti ho chiesto il prima possibile, mi raccomando, almeno accederiamo un attimino. Mi puoi contattare, come detto prima, su Telegram o su Instagram. I miei link ormai li conoscete. Contattami e mandami gli screen richiesti. Ah, o mi scrivi su Instagram, c'è il mio link in descrizione alla mia pagina, al mio profilo Instagram, oppure mi scrivi in chat su Telegram, quindi nel gruppo, e poi di lì mi raccomando mandami lo screen di hai visto che qualità, bro, guarda che account che è venuto fuori.
Le ho scritto in privato. Sei tu, signor Gogeta? È lei? Ok. Mi sto sentendo con il signor Gogeta, ragazzi. Sì, è ovvio, ovvio, Matti, quello vale sempre. Se le regole non vengono rispettate, come abbiamo fatto altre volte, si rifà l'estrazione, quello è certo, ma insomma, ultimamente non è mai capitato, inizialmente capitava spesso, qualche furbetto ci provava, ultimamente, sono sincero, non è mai capitato. Guarda, te lo dico qui, Gogeta, che si fa prima che non scriverti per messaggio, mi devi mandare due screen, ok? Uno dove mi fai vedere che sei iscritto al mio canale YouTube. E questo è il primo screen. Il secondo dove mi fa vedere che sei dentro il canale Telegram di Stella. Secondo screen. Questi sono i due screen che mi devi inviare. Ok? Attendo i tuoi screen. Fermi ragazzi, fermi, fermi, fermi. Fermi ragazzi, fermi. Allora, iscritto al canale è iscritto, però dobbiamo vedere di là. Perfetto. Perfetto. E anche nel canale Telegram, ragazzi. Quindi, mi dispiace per voi, ma Gogeta, sei ufficialmente il vincitore. A questo punto, come sempre faccio, sempre accade, ti mando da Stella, che lui avrà modo di controllare, e ti dà lui l'account, come si fa sempre. Ragazzuoli, allora, nel mentre che appunto ora io passo il contatto del buon Gogeta, Stella, noi salutiamo. Sì, sì, ragazzi, il mio gruppo Telegram non è condizione necessaria, quello è semplicemente perché almeno vi trovo meglio, cioè io, potete essere il mio gruppo, potete non esserci, quello vedete voi, io capisco. Ho anch'io mille gruppi, quindi capisco che essere in gruppi dove la gente scrive migliaia di cose al giorno possa dar noia. Però quello di Stella è un canale, non è un gruppo, quindi arriva una notifica al giorno, cioè lì è diverso. Così come è essere iscritti al canale, quello è fondamentale. Ok. Allora ragazzuoli, io questa sera direi che ho anche finito, non è detto che sia finita per Misaki, ma non me la sento di fare qualcosa in live, sono sincero, perché è tosta davvero ragazzi, però insomma
vediamo, la nottata è ancora lunga, vi dico solo questo. Però, al di là di tutto, ragazzi, spero stasera vi sia piaciuto come contenuto, al solito... grazie per il supporto. E... prossimi contenuti, ve l'ho detto un po' prima, di base, ragazzuoli, avremo... Avremo questo video, spero di fare la top giocatori in meta. E poi sarò presente sicuramente mercoledì con le notifiche. E poi, visto che giovedì è festa, vediamo se riesco a fare qualche altro contenuto anche nel weekend. Con qualche altro contenuto vediamo, magari anche una live. Perché indipendentemente, ragazzi, di come andrà eventualmente per questo Misaki, vedremo. Ho rifatto la squadra con Michael e quindi voglio farvi vedere la squadra. Voglio giocare... Ho già iniziato a giocare il rango anche fuori dalle live, quindi voglio anche portarvele per far due chiacchiere insieme, insomma, vedere un po' com'è il discorso. Ragazzuoli, io vi ringrazio per stasera, ci salutiamo con questa meravigliosa squadra che abbiamo regalato a uno di voi. Io sono chiaramente sempre contento di farvi felici, di aiutarvi nel possibile e anche un po' per sdebitarmi del supporto che mi date. Quindi ragazzi, vi auguro buona serata, buonanotte e noi ci vediamo presto. Sempre qui sul mio canale, mi raccomando, seguitemi sempre. Ciao, grazie. Ciao ragazzuoli, un saluto.